questi sono giorni importantissimi per la lotta al coronavirus. Rimanere a casa è l'arma più importante che noi possiamo continuare ad avere. Siamo qui oggi nel laboratorio per valutare alcuni parametri, anche se molti li possiamo controllare da casa, ma il controllo di certi parametri nel laboratorio di PMA sono molto complessi e quindi necessitano anche di un controllo continuo e diretto. Tornando alle nostre tre domande, due verranno risposte dalla dottoressa Ultimieri, a cui abbiamo affidato il compito di rispondere ad alcune pazienti che ci chiedono come valutare la qualità di un laboratorio. L'altra domanda risponderà la dottoressa Sabrina Lafatta, che risponderà a una delle domande più frequenti, cioè quanto è importante dimagrire nelle coppie che cercano da alcuni anni di avere un figlio, quindi con un problema di sterilità. Io risponderò ad alcune domande che sono arrivate via mail in questi giorni dopo aver visto il video precedente, e cioè che ci chiedevano come cosa fosse il saturimetro, a cui abbiamo fatto cenno. Allora, il saturimetro è questo oggetto. Questo è un oggetto da sala operatoria, questo è uno strumento da sala operatoria, quindi più complesso, ma in realtà è uno strumento che può essere anche di uso casalingo, cioè molto più semplice. Volendo essere abbastanza conciso per trasmettere il significato di questo, l'uso di questo strumento, fondamentalmente serve per valutare la saturazione dell'ossigeno nell'emoglobina. È come una pinza. È fondamentale nel momento in cui si introduce nel dito valutare che il LED vada al centro dell'unghia, e quindi questo comincerà ad elaborare alcuni dati. C'è un centro di elaborazione di raccolta dati. I dati sono quelli di alcuni fasci luminosi che partono da una branca della pinza per andare a fine nell'altra. Quindi attraversano questi fasci di luce, attraversano tutti i tessuti e chiaramente, incontrando l'emoglobina, valutano se un'emoglobina è carica di ossigeno o non è carica di ossigeno. È quindi un elemento che può essere anche utile a casa, perché una ossigenazione che è normale è tra i 95, 98, 99%. Se comincia a scendere, è chiaro che ci sono delle sofferenze respiratorie che vanno attenzionate sempre con il vostro medico di base. Una domanda che ci avete posto è: come si fa a capire la qualità di un centro di PMA? Tutti i centri di PMA sono sottoposti al controllo da parte del Centro Nazionale Trapianti, perché i centri di PMA sono stati equiparati come standard di qualità ai centri che effettuano trapianto d'organo, quindi capite bene che la qualità richiesta è veramente molto elevata. Ogni due anni ispettori del Centro Nazionale Trapianti e della regione di appartenenza vengono a sviscerare tutta la documentazione prodotta durante una tecnica di fecondazione assistita. Questa documentazione deve dare testimonianza della tracciabilità di tutto il percorso, dalla sterilità dei materiali usati fino alle competenze dell'operatore che effettua le tecniche. Inoltre, dobbiamo dimostrare che il nostro laboratorio, la sala operatoria e la sala criogenica dove sono conservati embrioni e gameti rispettino tutti i requisiti ambientali e strutturali richiesti dalla normativa, compresi i sistemi di allarme anche in remoto, in modo da avere il nostro laboratorio sempre e continuamente sotto controllo. E dobbiamo comunque avere anche delle procedure di emergenza adeguate nel caso si verifichino eventi avversi. Anche i macchinari presenti in laboratorio devono avere un piano di manutenzione, di verifica, taratura, e devono avere un sistema di allarme. Tutto questo deve essere continuamente monitorato e dimostrato e tracciato. Capite bene che un'ispezione di questo tipo è molto impegnativa e dura diversi giorni.
Se un centro supera l'ispezione, il Ministero rilascia una certificazione riconosciuta a livello europeo. Questo significa che tutti i centri della Comunità Europea aventi la stessa certificazione possono collaborare tra di loro. Quindi una coppia che ha effettuato una tecnica di fecondazione assistita omologa eterologa all'estero, che ha embrioni residui, che vuole importare in Italia per fare un transfer in Italia, si deve appoggiare a un centro autorizzato e certificato. La lista di tutti i centri certificati e autorizzati si può consultare liberamente nel sito dell'Istituto Superiore della Sanità e noi siamo orgogliosi di far parte di questa piattaforma. Ma noi ci siamo spinti oltre perché abbiamo superato un'ulteriore ispezione da parte del Centro Nazionale Trapianti ed abbiamo ottenuto un'ulteriore certificazione per poter importare materiale biologico anche da paesi fuori dalla Comunità Europea. Questo ovviamente è la qualità oggettiva di un centro, ma esiste anche una qualità soggettiva, dettata dall'empatia medico-paziente e dalla disponibilità di tutti gli operatori del centro verso le coppie afferenti al centro stesso. Per noi non è una qualità di tipo secondario, anzi spendiamo continuamente energie per cercare di curare nel miglior modo possibile ogni singolo rapporto con i nostri pazienti. Grazie. Tra le domande che spesso le pazienti ci pongono, ce n'è una che ci sentiamo ripetere con più insistenza. Ma il sovrappeso e l'obesità possono incidere in modo così importante sulla gravidanza di una donna? E poi perché le donne obese non hanno problemi di fertilità? Sicuramente la risposta sta nel peso. Numerosissimi studi infatti affermano quanto l'aumento del grasso viscerale, quindi del grasso addominale, può essere direttamente correlato con una riduzione della fertilità nella donna. Le donne con un indice di massa corporea pari o superiore a 32 hanno il triplo della possibilità di essere infertili rispetto a delle donne con un indice di massa corporea nella norma. Diciamo che il meccanismo di tutto questo può essere spiegato anche perché le donne con un sovrappeso e un'obesità viscerale possono avere degli alterati livelli di insulina, generalmente elevati, e diciamo un'alterata funzionalità insulinica, la cosiddetta insulinoresistenza. L'insulinoresistenza e l'iperinsulinismo da sole possono dare delle irregolarità mestruali tali da diciamo, essere causa di infertilità nella donna. Moltissimi studi ci dimostrano che la riduzione del peso corporeo anche del 5% rispetto al peso iniziale in una donna può migliorare moltissimo la regolarità mestruale e far riprendere i cicli ovulatori, così come numerosi studi diciamo, riguardanti l'insulina e l'insulinoresistenza dimostrano che le pazienti con insulinoresistenza o iperinsulinismo con terapia di farmaci insulinosensibilizzanti hanno un immediato riduzione dell'insulina e quindi un immediato ritorno a una mestruazione regolare e a dei cicli ovulatori regolari. Nel nostro centro ci avvaliamo anche della dietoterapia, infatti se non si vogliono utilizzare i farmaci insulinosensibilizzanti, una dieta a basso indice glicemico e una moderata attività fisica riescono a ridurre in modo importante i livelli di insulina plasmatica e riescono a ridurre i gradi diciamo, di insulinoresistenza in una donna e far sì che le mestruazioni possano tornare regolari e soprattutto possano tornare ovulatorie.